Hai mai mandato delle foto nude a Pietro mentre lui era al lavoro? Ah sì, aspetta, come la faccio io? Mi tradiresti per 5 milioni di euro? Vorrei raccontare questo aneddoto, simpatico. Se lascerei Pietro se tu mi tradissi. Preferiamo farlo a luce accesa o luce spente. Ciao amici, bentornati sul mio canale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi siamo qua con Pietro perché abbiamo... Special guest. Abbiamo un Q&A sul matrimonio. Allora, noi siamo sposati da... Due anni e mezzo. Siamo insieme da 12 anni e sposati da 2 anni e mezzo. E quindi vediamo un attimino cosa può essere interessante per voi sapere da una coppia così rodata. Esatto. Una cosa che non vi piaceva quando vi siete conosciuti, ma che ora vi piace dell'altro. Rispondi te prima. Ok. All'inizio Pietro, siccome è molto più timido rispetto a me, era una cosa che inizialmente aveva creato un po' di problemi per me, perché dicevo, eravamo in fuori con gli amici e... lo volevo un pochino più scattante a volte. Anche. Io sono un po' più però distrappato. ora è una cosa di te che apprezzo. Cosa? Sei una persona che ascolta molto, non sei precipitoso. Una un po' più facile, okay, adesso, sì, domanda, sì, sì. Perché... chi ha il peggior alito la mattina? Ma io sinceramente da un po' di tempo l'alito mi è migliorato tantissimo, cioè secondo... no, non sto facendo scherzi, diciamo che è buono, io e te abbiamo un alito particolare, io a volte un pochino, io magari a fine serata più che la mattina. Forse io più la mattina. Io più la fine serata. Mamma. Avete aspettato di farlo prima, dopo esservi sposati? Quando abbiamo aspettato? È una domanda troppo scontata questa. Cioè, sono 10 anni che siamo insieme. Sì, che... sì, è ovvio che... Però ci sono coppie che lo fanno. Anche per... magari si sposano prima, ma per volerlo dura fare un anno dopo. Al massimo. Non è che puoi stare 10 anni. Allora, adesso che siete sposati, vi ubriacate mai insieme a casa? Quarantena, la prima quarantena, che gli bevevamo un po' più di vino a casa, sì. E ci siamo fatti anche una sera, cioè un pomeriggio, abbiamo fatto dei cocktail di caipirinha e abbiamo bevuto tutto il bicchiere da soli. No, in realtà non è andata proprio così. Noi abbiamo fatto tipo 3 o 4 bicchieri, poi sì. Ne abbiamo bevuto uno in due, eravamo già ubriachi. Mischia. Assaggiamola. Buonissima. No, non sto scherzando. Assaggiare? No. Perché alla fine noi non reggiamo niente. Esatto. Non è che ci ubriachiamo. Però se beviamo due bicchieri di vino in più... Sì, poi comunque non è che ci ubriachiamo... in generale. Cioè non è che in generale, esatto, vita. Quindi... Sì, non è molto nel nostro stile. No. Mi tradiresti per 5 milioni di euro? Amore, 5 milioni di euro, certo che ti tradirei. Come? 5 milioni, eh. Ho capito. Dopo te ne do 2 e mezzo. Amore. Vabbè, lo dici solo per ridere. Tanto ne una che mi dà 5 milioni di euro per... cioè, non la trovo. Se la trovassi... Farei. No, io non mi piace più questo gioco. Uniamo alla domanda dopo, che è per me, se lascerei Pietro se tu mi tradissi. Sai che... cioè, finché secondo me non ti ci ritrovi nella situazione... Non puoi sapere. È difficile dirlo. Io dico poi che... dipende dal tradimento, cioè se mi hai tradita per mesi, creandoti una vita parallela con un altro, proprio ciao, arrivederci. Esatto, se un tradimento di una volta, magari hai incassato anche 5 milioni. Adesso domanda, se tu sei geloso. Io non sono geloso, o meglio, non mi dai motivo per essere geloso, quindi non sono geloso. Però se tu avessi degli atteggiamenti, cioè diciamo che il merito del fatto che io non sono geloso è merito tuo. E viceversa. Cioè, nel senso, io la vedo un po' così, perché non è che se mi trovo che tu vai dietro ai tipi, sì, divento geloso. Ah, vorrei raccontare questo aneddoto simpatico. Quando siamo stati a New York,
Praticamente eravamo andati a mangiare tipo una serata in questa birreria sotto, no? Un tipo ha iniziato a corteggiare Ananda, ok? Ma tipo ha giocato insieme a ping pong e poi gli diceva andiamo a bere qualcosa così. No, non bere qualcosa. No, andiamo a bere qualcosa, no. Parentesi, non ero da sola, era con altri amici, quindi stavamo giocando insieme. Esatto, lui non aveva capito che io ero il suo fidanzato. Praticamente alla fine io sono andato lì da lui e gli ho detto guarda che questa è la mia ragazza e mi ha preso e mi ha portato via. È andato proprio lì in inglese e mi fa she is my girlfriend. È andata in bagno se l'altro è in bagno lì a fare le sue cose. Se io sono in bagno lei viene sempre, se lei è in bagno io non entro, cioè io sto lì, vado in camera, non è che vengo lì. Sì, un po', ok, un po' è vero, un po' è vero. È vero. Comunque, è vero. Fin dall'inizio è andata così. Cioè, io non mi faccio molti problemi. Assolutamente, si era capito. In termini di privacy, di questo senso, cioè per me... Sì, io sono un po' più pudico in questo, nel mio modo di vivere le mie cose intime. Hai mai mandato delle foto nude a Pietro mentre lui era al lavoro? Ah sì, fatto che me le faccio vedere. Boh, non me lo ricordo. Tu te lo ricordi? No. Forse nude no, nude no. Forse un po' no, provocanti per provocarti. Non mi ricordo, c'ero al lavoro. Comunque mi ha inviato ancora delle foto. Sì, provocanti, non esplicito, non nudo esplicito. Cioè, nel senso un po' così, con uno sguardo così, la scollatura, però non. L'altra domanda, adesso le ultime due domande. Che rapporto avete con i vostri genitori? Sì, li conosco da 30 anni. No, abbiamo un bel rapporto, sia io con i suoi genitori, sia lui con i miei genitori, sia i nostri genitori tra di loro. Ci vediamo spesso insieme, anche a mangiare, tutti insieme, anche perché comunque mi hanno conosciuta che i suoi genitori che avevo 15 anni, ora ne ho 28, cioè mi hanno vista proprio crescere, idem i miei, quindi c'è un rapporto molto stretto fra le nostre famiglie, diciamo. E l'ultima domanda per chiudere in tono un po' spicy. Se preferiamo farlo a luce accesa o luce spente? Questa è una risposta a luci spente, preferisci? Rispondo io alla posizione. Allora, io spenta. No, stavo per dire il contrario. Hai sbagliato. Davvero? C'è più... A me? La fantasia, c'è più... L'avrei detto io, ma tu avrei detto a chi? No. Allora siamo sulla stessa barca. Non proprio spenta, nella penombra. Sì, quello che non vedo. Cioè, un po' devo vedere, è al buio dove capire. Vabbè, niente amici, queste erano le domande e il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciate un like a questo video. Al suo canale, che è molto bravo. Bravo. Cos'è che devono fare anche? Anche iscrivetevi anche al suo canale e seguitela perché è la più brava al mondo. Ecco, sposatevi così ricevete poi tutti i complimenti del mondo. E noi ci vediamo alla prossima. Baci. Ciao.